probabilmente ci darà delle informazioni che speriamo siano preziose, certamente altre informazioni sono indispensabili, relative per esempio al monitoraggio fisico-chimico del luogo. Noi non abbiamo un monitoraggio delle temperature e dell'umidità che abbia un excursus sufficiente a dire qual è il comportamento reale di quel microclima. Non lo possediamo, quindi è necessario la possibilità. Non sappiamo quante polveri penetrano all'interno di quell'aria, di quel volume. Non sappiamo quali correnti d'aria sono attive, ma sono certamente attive, altrimenti le spore non potrebbero entrare, non potrebbero entrare. E quindi certamente esistono altre aperture di quella grotta delle quali noi ignoriamo l'esistenza. Aperture che potrebbero essere minime, ma anche più alte, anche più simili. Quindi tutto questo merita un'indagine. Quindi il rilievo certamente va approfondito, va investigato e va commentato con tutti i dati di carattere fisico, chimico e di altri tipi importanti. Per esempio il CO2. Le grotte tutte contengono CO2, che è ovviamente come noto è un gas tossico, e lo sanno bene gli speleologi. Però noi non abbiamo la consistenza del CO2 in questa grotta, che potrebbe essere un fattore abbastanza importante. Perché tutti questi indagini? Ma perché io credo che la vita di quest'uomo vada in qualche modo studiata e seguita. Quando sapremo quanto quest'uomo effettivamente ha vissuto e quando sapremo se i resti fossili presenti sono di questo, di quello, di quell'altro ancora animale, saremo in grado di ricostruire la fauna, forse la flora, forse il clima, che era in alta muta quando quell'uomo era vivo. E questo certamente, oltre a essere un dato scientifico, sarà anche un dato non secondario, non marginale, per riuscire a ricostruire l'habitat di quest'uomo e quindi riuscire ad esporre o in maniera virtuale o in maniera reale con dei modelli che possono essere tanto virtuali come reali, proprio l'habitat reale di questo personaggio. Perché? Perché nelle prospettive vicine, nelle quali appunto ci aspettiamo che anche la Regione Puglia voglia contribuire, ci sono almeno due iniziative possibili. Quelle di avere dei diorami virtuali tali da poter avere, la contezza della vita di quest'uomo. Potrei immaginare di fare un film interattivo, una sorta di macchina interattiva, e di raccontare come quest'uomo è cambiato, come è morto, cosa stava facendo mentre è intervenuta questa evenienza, e potremmo anche tentare di inserire questo evento, questa storia, all'interno di un ambiente particolare. Questo non è impossibile, è un'operazione di carattere, tra virgolette, museale. La tecnica della realtà virtuale, l'età ampio, ampia capacità, non è una cosa che costi poche lire, ed è una cosa che si può fare solo possedendo moltissime delle conoscenze che in questo momento sappiamo. Anzi, io credo che si debba anche intraprendere una seconda strada, quella cioè di arrivare a una riproduzione di carattere scenotecnico, ma scientificamente corretta, della grotta. La grotta non è transitabile e non è bene che venga transitata. La grotta deve restare uno scrigno e deve custodire quel reperto che noi reputiamo prezioso senza alterazioni e senza necessità di strani apparecchi che ormai purtroppo la tecnologia supera e che in realtà non ci danno gli elementi informativi per la conservazione. Invece la fruizione deve essere ovviamente incrementata ma resa più affascinante e anche più utile per il pubblico. Voi sapete che in Francia hanno già riprodotto le grotte effettivamente in scala naturale per fornire la nostra, non è niente, ma è certamente riproducibile e quindi è pensabile che un domani, nella stessa sede del Museo Nazionale Archeologico di Altamura, si possa pensare seriamente di avere una replica del luogo
che sia transitabile per traffico o perlomeno per affacci, e che quindi anche al visitatore e anche ai visitatori vicini possa dare la trattività e la, come dire, sensazione dell'originale, anche se affacciata e anche palazzo da passare, potrebbe diventare una sede messa a disposizione dal comune, in parte per, come info point per la città, ma in parte soprattutto come sede di una sorta di come dire, interrelazione tra università italiane e, perché no, anche straniere, per fare proprio una sorta di centro operativo per lo studio della protostoria, della preistoria della Puglia. Noi sappiamo bene che soprattutto quest'area e il Gargano hanno importantissime presenze di protostoria e preistoria. Quindi se noi mettessimo a disposizione una base operativa da cui partire per le ricerche, certamente potremmo anche chiedere alle università italiane e straniere di fare in pool una sorta di summer school, che sarebbe un elemento importante proprio per un luogo come la diventerebbe, se le università, che so, da 30 a 25 anni, quasi 24 per l'esattezza, si organizza presso la summer school dell'Università di Padova il congresso internazionale di restauro scienze e beni culturali. Ma perché non avere un sito qui che possa essere base d'appoggio per gli studi professori? Sono ipotesi, sono metodi di lavoro, ipotesi di lavoro. Oggi naturalmente quei fondi che ci sono stati messi a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali non ci permettono di fare questo, però ci permettono di avere i mattoni, le tessere del mosaico che potranno in futuro comporre questo fabbricato. Io credo che partire sia importante, credo che arrivare sia ancora più importante di partire, ma credo anche che talvolta, con la luna, la gatta presciosa fa i figli cieli. Allora, già che qualche figlio con qualche problema di visus c'è già stato in materia di luogo d'altanura, problemi di visus, basteranno gli occhiali, bene, tentiamo di fare un canto che abbia un visus 10 su 10. Io vorrei dire poche cose, ma possibilmente abbastanza chiare. La prima è questa. Questo ritrovamento di Altamura ha un significato di importanza nell'ambito della conoscenza della storia naturale, biologica e culturale dell'uomo e l'uomo. È uno dei ritrovamenti di maggior peso, non perché gli altri siano, diciamo, meno importanti, dove sta l'importanza? L'importanza è il fatto che questo è un reperto completo, interno della sua morfologia scheletrica, ci sono tutti i reperti, tutti gli oggetti, tutte le ossa, si possono quindi svolgere degli studi molto particolari sull'anatomia di questo nostro antico parente, chiamiamolo così, il progenitore forse no, se l'età è un po' più recente di quello che si potesse immaginare fino a poco tempo fa, potrebbe rientrare tranquillamente all'interno dell'uomo di Neanderthal, e questo non diminuisce affatto l'importanza e il peso di un ritrovamento del genere. Ecco, si può, studiando adeguatamente il reperto, trovare un'infinità di nuovi dati sul modo, sulle caratteristiche morfologiche di un momento particolare della nostra storia evolutiva, inquadrandolo in un contesto che non è locale, neanche nazionale, europeo, mondiale, questo sia ben chiaro. Il ritrovamento del Altamura quindi ha fatto un gran rumore a livello internazionale, a livello del mondo accademico della ricerca, accademico e non accademico della ricerca, proprio per questo motivo.